Il gusto del sapere è l'evento che si è svolto al Mercato delle Eccellenze di Calabria a Cosenza. Un'iniziativa che ha visto la narrazione di itinerari turistici esperienziali grazie alla partecipazione del Movimento Turismo del Vino e dell'Olio di Calabria, con dei momenti di degustazione per esaltare i giusti abbinamenti enogastronomici. Si tratta della presentazione di alcune cantine piccole emergenti della provincia di Cosenza. L'occasione è importante perché consente appunto a queste nuove realtà di confrontarsi con agenti di viaggio ed esperti del settore enoturistico. Quindi l'importante è riuscire a mettere insieme e in collegamento i piccoli produttori vitivinicoli e chi riesce a veicolare la domanda enoturistica. I vini, più di qualsiasi altro prodotto, possono raccontare un territorio e promuoverlo a 360 gradi. Noi all'interno di questi 2 giorni gestiremo alcune degustazioni e faremo sì anche da poter raccontare sia i territori da cui provengono questi vini, dal Pollino alla Sila, e poi anche da un punto di vista guidato accompagneremo i visitatori a capire le caratteristiche organolettiche dei singoli prodotti. È legato anche ai territori, perché molte volte sono anche i prodotti che sono da attrattori, fungono da veri e propri attrattori per i territori. Grazie alla sinergia con il Movimento Turismo dell'Olio, Movimento Turismo del Vino, all'Associazione di Tommaso Caporale e anche all'Unione Calabrese dei Cuochi, si riesce a fare sinergia e si trova una nuova formula per promuovere territori e enogastronomia, tracciando nuove linee per il turismo esperienziale. Sicuramente una manifestazione all'insegna della qualità, all'insegna dei prodotti di qualità, delle vere eccellenze calabresi, e soprattutto all'insegna di una sana informazione che porta a far conoscere i nostri prodotti un po' sia in Calabria stessa che in giro per l'Italia e per tutto il mondo. Che benvengono iniziative come queste, dove stasera noi insieme ai professionisti, sommelier, chef e altri professionisti del settore faremo conoscere le nostre produzioni regionali, che poi non sono altro che attrattori dei nostri territori. Quindi io direi che il turismo enogastronomico è una delle principali fonti della nostra splendida regione.